soggetto ha fatto nascere in tutta Torino una gran curiosità. Stasera, gentile pubblico, voi vedrete qualcosa come l'antica commedia dell'arte. Sì, con gli attori capaci di improvvisare, come quegli indiavolati comici che per ben 200 anni hanno divertito l'intera Europa. E mi dispiace per il ritardo. Sì, questa confusione che avete avvertito dietro il sipario prima della rappresentazione, ne chiedo scusa, benché si potrebbe considerarlo come un prologo. Sì, un prologo involontario, inusuale, inaspettato per i giorni nostri. Il signore ha qualcosa da osservare. Dicevo, la signora? Sì. Ah, lei è contenta di averlo indovinato, questo prologo. Ma che cosa avete indovinato? Quei rumori facevano parte dello spettacolo? Davvero vi è parso fossero finti e dunque preparati durante le prove? Invece no, non abbiamo fatto le prove. Tutto avverrà qui e ora, per la prima volta, tanto per voi quanto per noi. Io vi parlo apertamente, perché proprio stasera, come dire, mi sono proposto di giocare a carte scoperte. Ho detto prima prologo involontario e aggiungo non del tutto improprio allo spettacolo a cui adesso assistirete. Intanto io mi presento. Mi chiamo Hing Fus, sono originario della Westfalen. La prego di non interrompermi. Non ha detto niente. Chiedo scusa. Un tempo il pubblico era abituato a manifestare a voce alta i propri pensieri. Si vede che, evidentemente, tranne la signora, voi non avete più quella, come dire, i tempi sono cambiati. Sì. Andiamo avanti? Ho qui, tra le mie mani, in questo rotoletto di poche pagine, tutto quello che mi serve. Infatti, quasi niente. Una novelletta o poco più, appena appena qua e là dialogata da un autore a voi non ignoto e poco amato. Sì signora, adesso lo spettacolo è cominciato.